Allora, vado a salutare e ringraziare chi ci ha raggiunto, come detto il commissario straordinario del governo per persone scomparse, il prefetto Silvana Riccio. Buon pomeriggio, dottoressa, e Buon pomeriggio a lei e a coloro che ci ascoltano. grazie. Senta, dicevamo prima con l'avvocato Gentile che è un fenomeno di cui si parla poco. Oggi però la giornata internazionale è. Mi hanno molto stupito, quindi, questi numeri, penso che un po' abbiano stupito tutti perché sono numeri importanti. Per quel che riguarda i minori, le voglio chiedere questo, per la maggior parte in Italia di che casi stiamo parlando, dottoressa? Cioè a che cosa sono dovute le scomparse di questi minori? Allora, come lei ha ricordato, oggi è la giornata internazionale dei minori scomparsi, che è stata istituita dal 1983 a New York. Oggi abbiamo fatto un'iniziativa insieme al Telefono Azzurro che ha visto la partecipazione di tutte le componenti interessate, perché questo della scomparsa dei minori in particolare è un fenomeno trasversale ed è un fenomeno globale che non ha confini. In quanto, come è stato ribadito anche oggi, molte volte queste scomparse si vanno oltre il territorio nazionale. Ma come lei dice, i numeri sono importanti, anche se l'Italia rispetto al resto dell'Europa, su cui ci sono delle stime che durante un anno compaiono circa 250.000 minori. In Italia il dato è sicuramente il più basso di quello che si registra negli altri stati, perché in Italia nel 2020, per esempio, sono scomparsi 7.672 minori, la maggior parte dei quali sono minori stranieri. E questo è vero che il dato, se da un lato è vero che il dato è rilevante ovviamente e quindi determina tutta la nostra attenzione, è altrettanto vero che la percentuale di ritrovamento di questi minori è molto alta. Se lei distingue fra minori italiani e minori stranieri, e poi le dirò perché diverse sono le motivazioni che portano alla scomparsa di un minore straniero o di un minore italiano, è evidente che la percentuale di ritrovamento è molto alta, sfiora il 90% per quanto riguarda i minori italiani e il 50% per quanto riguarda i minori stranieri. Perché questa distinzione? Perché ovviamente i minori stranieri, la maggior parte di questi sono minori stranieri non accompagnati, cioè sono quei ragazzi che sbarcano sui nostri porti, vengono accolti nei centri di accoglienza, ma dopo un po' scompaiono, cioè ne viene denunciata la scomparsa, perché chiaramente tendono ad avere dei punti di riferimento, a transitare più che altro nel nostro paese, in quanto hanno degli interessi, hanno dei familiari, hanno degli amici che si trovano nei paesi del nord Europa. E quindi il nostro, diciamo così, è un paese di transito, è un paese che li accoglie una volta che sbarcano, ma è un paese ponte rispetto a Certo. quelle che sono le loro aspettative e i loro desideri. Diverso è il caso dei minori italiani, per il quale mi ricordo che c'è una percentuale di ritrovamento del 90%, grazie ad una rete che sui territori fa capo ai prefetti, perché in ogni prefettura esiste un piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse e per quanto riguarda i minori vede la partecipazione anche di psicologi, di associazioni di volontariato, di tutti coloro che su questo fenomeno possono dare una mano e che scatta immediatamente perché il messaggio della tempestività è un messaggio che bisogna diffondere. Noi abbiamo fatto una campagna pubblicitaria con degli spot che sono passati anche sulla RAI, dove il messaggio che noi vogliamo mandare è che la denuncia deve essere tempestiva.